La stagione del Milan e di Stefano Pioli si è di fatto conclusa ieri all'Olimpico. È tempo di pensare al futuro, ora non sono esclusi ribaltoni clamorosi. C'è tanta amarezza dopo il disastro di ieri contro la Roma. Il Milan di Stefano Pioli ha mostrato al mondo tutti i propri limiti, un diavolo troppo debole, senza idee e senza carattere. La sfida contro i giallorossi era un'ultima spiaggia per il tecnico di Parma e la sua squadra è letteralmente naufragata e a farne le spese non può che essere il comandante. C'è ancora un derby da preparare, ma la stagione del Milan si è definitivamente chiusa all'Olimpico. Bisognerà evitare di dare l'ennesima delusione ai tifosi rossoneri, però i conti finali non cambieranno di certo. Dopo l'eliminazione dall'Europa League, che fa seguito a quelle in Coppa Italia e in Champions, il bilancio è ovviamente negativo. Al Milan non può più bastare la qualificazione alla competizione più prestigiosa, serve alzare al cielo nuovi trofei. Stefano Pioli ieri ha provato a portare acqua al proprio mulino, dicendo che in campionato si farà meglio rispetto allo scorso anno, dalle parti di via Aldo Rossi, però, c'è tanta amarezza e da martedì si inizierà a pensare seriamente al futuro. Un futuro che non può non ripartire da una nuova guida? Il sogno dei tifosi è Antonio Conte, ma la proprietà non è mai stata convinta di affidarsi a lui. L'ex Tottenham d'altronde è un profilo che poco combacia con le idee americane, ma a casa Milan c'è chi spinge per averlo in panchina a San Siro. D'altronde serve un comandante forte per motivare giocatori che spesso sono apparsi svogliati. Thiago Motta poteva essere il profilo giusto, che piaceva alla proprietà, ma la Juve si è mossa con decisione. Ora sullo sfondo, così, restano i profili di Lopetegui e Fonseca, con i quali ci sono stati dei contatti. Attenzione, però, a Roberto De Zerbi, piace al Bayern Monaco, che vuole ripartire lontano da Brighton, o a Farioli. Non possono essere escluse sorprese, come può essere quella di affidare la panchina ad un allenatore tedesco, come Rose, o all'inglese Graham Potter. Milan, da Giroud a Bennacer, in tanti pronti a salutare. Questi possono davvero essere dei giorni caldi per il Milan. In estate non è prevista alcuna rivoluzione, ma diversi calciatori faranno le valigie. Andranno via, avendo un contratto in scadenza, Olivier Giroud e Simon Kerr, ma non saranno gli unici. Come scritto su calciomercato.it, attenzione alla situazione Ismaël Bennacer, ieri tra i più deludenti. L'algerino piace in Arabia Saudita, ma anche in Premier League, è tra i più pagati della rosa e il salto di qualità tanto atteso non c'è stato. Possono salutare anche Pierre Kalulu e Malik Thiaw, per provare a mettere le mani su un difensore di alto livello da affiancare a Ficaio Tomori e Matteo Gabbia. Attenzione, poi, a Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno voglia di conquistare trofei e hanno accordi in scadenza nel 2026. Servono contratti importanti, con il francese le parti sono più vicine, ma anche un progetto davvero vincente. Non sono sul mercato, ma se dovessero arrivare offerte sui 100 milioni di euro verrebbero valutate. Difficile, invece, pensare ad un addio di Rafa Leão, è lui il simbolo del Milan e con un nuovo allenatore, magari, potrebbe fare il salto di qualità tanto atteso.